Carnevale, piange Arnaldo Galli, se n'è andato a 93 anni il decano dei costruttori viareggini, trionfatore per ben 20 volte della manifestazione, l'omaggio della cittadella del Carnevale. Ecco i bozzetti dei carri 2020 presentati in anteprima in diretta su Noi TV, i carri che sfideranno a febbraio sui viali a mare. Il comune di Lucca anticipa il taglio dell'erba sui cigli stradali, lo ha annunciato l'assessore Marchini, si parte la prossima settimana. Calcio, i lucchesi ai piani alti, panoramica sui calciatori della nostra provincia in Serie A e B, Rugani verso la Roma, Di Lorenzo superstar a Napoli e Masiello disputerà la Champions League. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura il Carnevale di Viareggio con una triste notizia, la scomparsa di Arnaldo Galli, il decano dei costruttori dei carri viareggini, se n'è andato all'età di 93 anni proprio poco prima della cerimonia di presentazione dei bozzetti dei carri che sfileranno nella prossima edizione del Carnevale. La cittadella del Carnevale gli ha tributato un grandissimo applauso. Gli squilli del Carnevale di Viareggio e un lungo, commosso applauso del pubblico. Così la cittadella ha salutato Arnaldo Galli, scomparso all'età di 93 anni, proprio poche ore prima della cerimonia di presentazione dei bozzetti del Carnevale 2020. A ricordare Galli, che è stato ambasciatore della manifestazione viareggina in tutto il mondo, è stata in apertura di serata la presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci. Maestro Galli, una grande lezione. Appena Marco, Monica e io ci siamo insediati nel consiglio di amministrazione, l'avevamo lì davanti a noi, e ci ha detto subito quello che era il Carnevale e quello che avremmo dovuto fare. Ed è stata una lezione importante, ci ha fatto capire subito quanto grande e magnifico sia il Carnevale di Viareggio, anche nella sua rudezza, anche nella sua forza. E sappiamo che da stasera abbiamo una stella grande, 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 che continuerà a vegliare sul futuro di questo Carnevale per raccontare tradizione ed innovazione. Arnaldo Galli è considerato il più grande costruttore dei carri del Carnevale viareggino, sicuramente il più vincente, visto che si è aggiudicato il primo posto della manifestazione per ben 20 volte. Ha attraversato decenni di storia del Carnevale e quindi della storia italiana, interpretandoli sempre con sorprendente genialità. Di lui si ricorda il famoso carro La Bomba del 1973, realizzato nell'anno del centenario del Carnevale, ma tutte le sue creazioni sono entrate a far parte del patrimonio artistico della manifestazione. La sua arte ha sconfinato anche nel cinema d'autore, con le collaborazioni con un altro maestro, Federico Fellini. La sua figura, il suo lavoro e le sue opere rimarranno ad esempio per tutti coloro che continuano a vivere ogni anno la magia ed i sogni del Carnevale. Ovviamente un ricordo di Arnaldo Galli è stato fatto da tutti i partecipanti alla serata, alla cerimonia di sabato sera alla cittadella, da tutti i costruttori viareggini. Il tema della serata era quello della presentazione dei bozzetti, dei carri per la prossima edizione del Carnevale. Vediamo quali sono i progetti che sono stati presentati per i carri di prima categoria. Satira politica ai minimi termini e sempre più spazio alla riflessione sui grandi temi del nostro tempo: internet, l'ecologia, la globalizzazione. Questi, in sintesi, i temi emersi dalla presentazione dei bozzetti dei carri allegorici di prima categoria che sfileranno sui viali a mare di Viareggio nella prossima edizione del Carnevale. I bozzetti dei carri di prima categoria, ma anche quelli di seconda e delle mascherate isolate di gruppo, sono stati presentati sabato sera nel corso della serata spettacolo promossa dalla Fondazione Carnevale e trasmessa in diretta da Noi TV. A presentare la serata, davanti ad un folto pubblico, Daniele Maffei e Silvia Toniolo. Vediamo i carri di prima categoria. Il vincitore dello scorso anno, Jacopo Allegrucci, si presenterà col carro nel Paese delle Meraviglie 2.0, che racconta la mania dei social media attraverso la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie.
Alessandro Avanzini presenta invece il Grande Balzo, una robotica tigre cinese all'assalto del Nord America, rappresentato da Topolino, icona della cultura pop a stelle e strisce. Il carro di Luigi Bonetti si chiamerà Robotica, simbolo di un'umanità sempre più a rischio di essere soppiantata dall'intelligenza artificiale. Massimo ed Alessandro Breschi presentano invece Né di Eva né di Adamo, omaggio all'amore in tutte le sue espressioni e monito contro l'omofobia. Cristiano Ronaldo è invece il protagonista del carro Idol di Umberto, Stefano e Michele Cinquini. Il calciatore è il nuovo idolo prodotto dalla sempre attiva fabbrica degli dei moderni, ad uso e consumo della folla adorante. Fabrizio Galli ha scelto invece il tema dell'altruismo. Il suo carro si chiama Abbracciami, è Carnevale, con il re Carnevale che inviterà gli spettatori ad abbracciarsi l'un l'altro. Le Bigre e Roger presenteranno il carro Home Sweet Home, nessun posto è come casa. La paladina dell'ambiente, Greta Thunberg, insieme ai personaggi del Mago di Oz, sprona all'impegno per salvare il mondo dalla catastrofe ambientale. Con il carro Olé, Carlo Lombardi si schiera contro la corrida, spettacolo tradizionale ma anche macabro rituale di morte, e stavolta è il toro a spaventare il torero. Infine, Roberto Vannucci per il 2020 presenta Beata Ignoranza. Un grande centauro incarna l'ignoranza moltiplicata dai social, dai reality, dalla scuola e dalla politica e con una grande scure abbatte secoli di cultura. Tutto esaurito per il ministro dell'Interno Matteo Salvini al Teatro della Versiliana. All'esterno del parco però c'è stata anche una nutrita contestazione da parte di gruppi di sinistra. Alcune decine di manifestanti mischiati tra il pubblico in entrata hanno contestato con fischi e urla il leader della Lega anche nei vialetti interni della Versiliana. Non ci sono stati comunque incidenti. Se questo fosse un paese normale dovremmo andare al voto, ha detto Salvini intervistato da Alessandro Sallusti, e invece il futuro dell'Italia è in mano a una trentina di senatori renziani che sanno che se vanno al voto non li vota nessuno. Ma se qualcuno vuole fare un governo con Renzi, Prodi e la Boschi deve passare sul mio corpo, ha detto ancora il ministro che ha aggiunto io non mi dimetto. Passiamo alla cronaca, sempre da Viareggio. Due giovani di Santo Domingo, di 18 e 21 anni, residenti alla Spezia, sono stati arrestati dalla polizia per spaccio di stupefacenti. I due, insieme ad altri tre giovani, erano arrivati in treno dalla Spezia alla stazione di Torre del Lago. Qui si erano addentrati nella vicina Pineta, rientrando poco dopo per riprendere il treno regionale. Non sapevano di essere controllati dalla polizia. Sono quindi stati bloccati alla stazione di Viareggio e dalla perquisizione sono saltati fuori circa 450 grammi di hashish, insieme ad altro materiale che ovviamente è stato tutto sequestrato dalla polizia. Sempre a Viareggio i carabinieri hanno rintracciato ed arrestato un 18enne fiorentino che sabato pomeriggio in spiaggia aveva rubato lo smartphone ad una ragazzina minorenne. Il giovane aveva avvicinato la ragazza in spiaggia chiedendole il cellulare per fare una telefonata, ma appena ricevutolo si era dato alla fuga. Grazie alle testimonianze è stato comunque subito rintracciato ed arrestato dai militari. Nell'edizione del TG Noi di sabato vi avevamo fatto vedere le immagini dell'erba alta e dei conseguenti pericoli sulla via romana d'Antraccoli. Adesso il Comune di Lucca ha annunciato che anticiperà il secondo taglio dell'erba sui cigli stradali. Il Comune di Lucca anticiperà la prossima settimana il secondo taglio dell'erba sui cigli delle strade, inizialmente previsto alla fine dell'estate. Lo ha annunciato l'assessore Celestino Marchini e per la prima volta quest'anno è in programmazione anche un terzo taglio alla fine di ottobre. La stazione in questi giorni ha deciso di anticipare il secondo taglio che doveva avvenire alla fine di settembre, primi di ottobre, praticamente questa settimana, e infatti inizieranno a partire dal lunedì il secondo taglio un po' in tutto il comune, naturalmente compatibilmente con il rientro dalle ferie da parte delle ditte. Successivamente sarà fatto un terzo taglio che non era previsto verso la fine di ottobre e primi di novembre. La prima volta è facile che il Comune fa tre tagli, perché da molti anni che il Comune di Lucca di fatto fa due tagli all'anno su tutti i cigli stradali, e portando a tre tagli solo sui marciapiedi delle frazioni di Sant'Anna, San Marco, dove ci sono praticamente i marciapiedi più larghi e inghiaiati.
Andiamo adesso in Garfagnana a vedere le immagini della festa dal titolo Un passo nel passato che si tiene ogni anno a Corfino di Villa Collemandina. Come ogni anno, la tradizionale festa che si svolge a Corfino di Villa Collemandina si è trasformata in una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, di carattere quasi antropologico. Protagonisti autentici artigiani che ancora oggi sanno trasmettere la conoscenza dei mestieri di un tempo. A Corfino si trova davvero di tutto. A dare il benvenuto ai visitatori, un'ottima e piacevole formazione di fiati. Dalla musica alla gastronomia, passando per i mestieri antichi. Questo è il senso della festa che ogni anno si tiene rigorosamente il 12 e 13 di agosto, a prescindere dal calendario. Questa scelta è stata fatta perché il 10 è la festa del patrono San Lorenzo, perciò siamo impegnati in altre attività, un giorno per preparare e poi c'è la festa, il 12 e il 13. La manifestazione si svolge tutta all'interno del centro storico e nei prati adiacenti, anche per favorire gli artigiani che svolgono così il loro lavoro in ambienti adeguati al mestiere che raccontano. Può anche capitare che siano i turisti a provare la fatica di chi tagliava la legna. Questa festa è molto apprezzata anche per la qualità gastronomica, in questo senso si segnala l'ottimo farro cucinato secondo un'antica ricetta garfagnina, oltre ai classici maccheroni al ragù. Corfino, con la sua festa Un passo nel passato, conferma la sua anima rurale, ma soprattutto la voglia di farla conoscere al pubblico. Stasera proprio ho incontrato un amico che non vedevo da molti anni e mi ha detto: Corfino stupisce. Mi ha stupito anche me, perché vedere tutta questa aggregazione sociale che hanno contribuito a fare bella questa festa, perché tutti hanno detto è una bella festa, non è né una sagra, né è una bella festa. Per questa festa sono davvero in tanti a lavorare, un esempio importante di aggregazione e senso di comunità, e forse il segreto è proprio il piacere di divertirsi. È il fatto che tutti ci divertiamo, divertendoci siamo riusciti a mettere in piedi una festa che è una festa per chi viene e per noi del paese. Rimaniamo in Garfagnana e andiamo a vedere le suggestive immagini della processione di San Bartolomeo sul crinale che divide la Toscana dall'Emilia. Una processione sul crinale appenninico tra il versante emiliano e quello toscano. Un santo portato in spalla e una piccola chiesina dedicata a San Bartolomeo. Ci troviamo alle pendici del Monte Romecchio. Quello davanti a noi è il Cusna con i suoi 2120 metri. E proprio in questo luogo ogni due anni si danno appuntamento tante persone che provengono in prevalenza dalla Valle di Soraggio, soprattutto dal paese di Metello, ma anche dalla lontana Ligonchio, per ricordare un passato fatto di pastorizia, ma soprattutto di fede, nel nome di San Bartolomeo. Questa credo sia una delle strade di comunicazione antiche tra la Toscana e l'Emilia, e quindi dice la nostra voglia di confrontarci e di incontrarci. E dietro ci sta uno dei sensi più profondi dell'appartenenza religiosa, che è quello del sentire che Dio unisce e non divide mai. Si tratta di una celebrazione molto suggestiva e di grande impatto estetico. Infatti, osservar portare San Bartolomeo portato in spalla su questo crinale non è cosa da tutti i giorni. La processione nel suo percorso sale anche fino sul monte Ravaianda, un'ottima occasione per apprezzare dall'alto tutta la valle di Soraggio. Poi il corteo ha iniziato a scendere verso la piccola chiesa di Romecchio, ex luogo di riparo per pastori, ma anche di preghiera. Una volta arrivati all'oratorio di San Bartolomeo, lì si è celebrato l'incontro con la comunità di Ligonchio, giunta fin quassù dopo quasi tre ore di cammino guidata da Don Giovanni. Abbiamo saputo di questa iniziativa, abbiamo detto allora ci uniamo dall'altra parte del crinale per fare un momento di preghiera, un momento comunitario insieme, Toscana ed Emilia Romagna, dai, molto semplicemente. La felicità di vivere questa giornata cancella anche la fatica dei portantini del santo. Non è per niente faticoso, veramente, è una cosa che ci viene da ragazzi, non si sente nulla. Ad organizzare l'evento è stata l'associazione Volontari di Metello, con il contributo della Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana, con lo scopo di far conoscere quei luoghi che nel passato, nel periodo estivo, erano frequentati dai pastori con le loro greggi.
Oggi purtroppo di quella pastorizia non rimane praticamente niente. Almeno, come in questo caso, è la fede e l'amore del territorio ad unire i due versanti dell'Appennino. Con queste belle immagini chiudiamo la prima parte del TG, adesso c'è la pubblicità e poi torniamo con lo sport.